Dopo quasi 3 giorni di trattative è stato firmato il rinnovo del contratto scuola, una trattativa non semplice che ha visto vari momenti di tensione e un accordo che ha stentato ad essere trovato con l'amministrazione. Questo quanto è trapelato dalle organizzazioni sindacali rappresentate dai segretari generali. A non essere d'accordo sulla firma la UIL Scuola, soprattutto per non essere arrivati a un punto sulla questione della mobilità. Per quanto riguarda gli aumenti, si tratta di un'aggiunta di 20 euro lordi sommati ai 100 euro lordi precedenti, ovviamente in base agli anni di anzianità. Ma sentiamo la voce dei sindacati. Bene, siamo qui all'Aran, oggi è un giorno importante per la scuola, abbiamo Gianna Fracassi, segretario generale FLC-CGL. Buongiorno a tutti e a tutte. Bene, è stato sottoscritto finalmente anche nella parte normativa, nella coda finale economica, il contratto collettivo nazionale della scuola 2019-21. Fracassi, cosa siete riusciti a portare a casa? Ma prima di tutto siamo riusciti a chiudere una trattativa lunghissima, durata quasi 14 mesi, con degli importanti avanzamenti sia sul versante salariale, perché sono state distribuite ulteriori risorse che erano state collocate in legge di bilancio e una parte delle risorse contrattuali, mancava un 5% da riattribuire, e abbiamo fatto degli avanzamenti a nostro parere anche nella parte normativa. Quindi noi lo valutiamo positivamente, i contenuti del contratto per tutti i nostri settori e in particolare per il settore scuola. E c'era molta aspettativa da parte del personale ATA per le carriere professionali, per i DSGA che chiedevano giustamente una maggiore valorizzazione. Com'è andata? Direi che è andata molto bene, perché non soltanto abbiamo affrontato il tema dell'ordinamento, quindi una vera novità nel nostro settore, ma soprattutto la cosa che voglio sottolineare è che con il quadro di risorse, con gli interventi che abbiamo fatto, nessuno rimane indietro e tutti fanno un passo avanti, sia sul versante normativo ma anche e soprattutto sul versante salariale. Tra l'altro voglio segnalare che su nostra spinta e su nostra richiesta, nelle ultime ore di contrattazione abbiamo rivalutato le risorse per le posizioni economiche, ferme da molti anni, e se ci saranno le condizioni, ci sono queste condizioni, le amplieremo significativamente. Quindi un doppio intervento, il nuovo ordinamento, ma anche il rafforzamento di alcuni istituti importanti per questo personale, per il personale ATA. Allora, l'amministrazione ha tentato in più occasioni, anche in quest'ultima fase, di inserire nel contratto una parte riguardante maggior potere per quanto riguarda appunto le sanzioni disciplinari proposte direttamente dai dirigenti scolastici. E questo poi alla fine mi sembra che non sia realizzato. No, perché noi mandiamo a sequenza sia le sanzioni disciplinari che le scuole all'estero, quindi non si è realizzato. E sul versante proprio delle relazioni sindacali vorrei dire che ci riappropriamo di spazi di contrattazione che non c'erano. Faccio 2 o 3 esempi. C'è una norma molto importante sulla mobilità che noi sappiamo essere stata bloccata dalla legge, sulla quale noi riusciamo ad aprire un varco rispetto al blocco triennale. Questo lo riteniamo veramente di grande rilevanza. Un varco di che genere? Un varco rispetto alla possibilità per il sostegno alla genitorialità, alla disabilità e i caregiver in generale di poter, diciamo così, ricongiungersi. Ora non voglio entrare molto nel dettaglio, però diciamo che per questo personale c'è una deroga esplicita. Poi dovremo fare la contrattazione integrativa nazionale, dove verificheremo se questo varco, che per ora è limitato a questi soggetti, ma immagino di sì, si possa allargare, quindi riuscire finalmente a depotenziare questo blocco che è odioso. Ci sono alcune cose che voglio dire per il personale molto importanti, dalle 2 ore di programmazione che possono essere svolte online fino a interventi che comunque vanno a rafforzare anche la professionalità. Questo io credo che sia significativo per il personale docente. Voglio però dire una cosa, che poiché noi stiamo chiudendo un contratto che doveva essere chiuso nel 2021
e dovremmo aprire immediatamente, questo è l'obiettivo della nostra organizzazione, lavoreremo anche durante l'estate per essere chiari, il nuovo triennio. Io penso che mancano risorse prima di tutto, ma che il prossimo contratto dovrà concentrarsi in modo particolare per sostenere la professionalità docente, quindi dare delle risposte a tutti come abbiamo sempre fatto, ma in particolare ci dovremo concentrare sugli insegnanti, anche perché permangono tante differenze tra profili, tra diciamo ordini e ordini. Sì, un'ultimissima, mi sembra di capire che il problema, il nodo delle risorse diventerà centrale per il rinnovo contrattuale 2022-24? Beh certo, noi abbiamo alle spalle due anni di inflazione a due cifre in certi momenti. Non è possibile pensare che con, diciamo così, 1,5 miliardi, perché questo è stato messo dal governo nella precedente legge di bilancio, si possano sostenere un settore che ha gli stipendi più bassi. Noi siamo in emergenza salariale sui settori della conoscenza, in particolare il settore della scuola. Occorre rispondere. Si facciano due conti. L'IPCA oggi, prendendo anche riferimento l'IPCA depurata, è il 6, qualcosa. Il ministro, visto che ha parlato di impegni nei giorni scorsi, per quanto ci riguarda, per rinnovare il contratto per tutti i settori pubblici, solo facendo riferimento all'indice, che è l'indice di riferimento per la contrattazione, anche se noi lo contestammo a suo tempo, ci sarebbe bisogno di 18 miliardi. Questa è la cifra. Quindi, anche perché... È interessante questo discorso, ora ne riparleremo, avremo modo, ma anche perché questo governo finora sulla scuola non ha investito. No, non solo non ha investito, ma ha persino fatto arretrare anche quegli interventi. Siamo arretrati sul versante degli interventi. Cito due cose: liceo del Made in Italy, tanto per essere chiari, che rimette in discussione il liceo economico e sociale, e gli interventi che sono stati palesati sulla filiera tecnica e professionale, che noi non condividiamo, oltre anche al tema del tutor e dell'orientatore, altra questione non condivisa dalla nostra organizzazione. Ma in tutto questo ci dice che non c'è una volontà di investimento. C'è una volontà invece di, da un lato, fotografare le differenze con il disegno di legge sull'autonomia differenziata, dall'altro di privatizzare anche pezzi del sistema pubblico. Noi non siamo d'accordo e per queste ragioni abbiamo di fronte a noi anche una stagione di lotta. 30 settembre, grande manifestazione in difesa della Costituzione a partire dal diritto all'istruzione pubblica nazionale di questo Paese. Bene, con questo annuncio salutiamo Gianna Fracassi, FLC CGL. Grazie, grazie mille. Sì, una trattativa molto complicata, tempi lunghi, dovevamo portare a conclusione intanto la distribuzione di tutte le risorse economiche, non ne abbiamo dispersa nemmeno una, dovevamo intervenire sulla parte normativa facendo degli interventi che dessero contezza anche della realtà, della complessità dello stare a scuola. Quindi siamo soddisfatti per aver chiuso una parentesi che oramai era scaduta, 2019-2021, ora abbiamo tutto il tempo e tutte le condizioni per aprire davvero il contratto 2022-2024. Barbacci, quali sono le novità principali di questo contratto? Intanto abbiamo riconosciuto 124 euro medie di aumento che sono allineate con i contratti della pubblica amministrazione. Abbiamo fatto una grande operazione per riconoscere 3 giorni di permesso retribuito ai precari. Abbiamo lavorato per organizzare una nuova impostazione degli ordinamenti del personale ATA che riconosce le elevate qualificazioni ai DSGA, riattiva le posizioni economiche sospese da più di 10 anni. Inserisce all'interno del percorso dei collaboratori scolastici la figura degli operatori. Abbiamo messo al centro la formazione degli insegnanti e del personale ATA, abbiamo consentito finalmente che le attività di formazione siano pagate con il fondo accessorio. Abbiamo riconosciuto
compensi per tutte le attività di coordinamento e tutoraggio che impegnano molto gli insegnanti in questa fase anche di particolare carico di lavoro. Barbacci, sulla formazione in servizio, quali sono le novità? La formazione in servizio viene finalmente programmata e progettata all'interno delle attività funzionali all'insegnamento, quindi in quell'alveo di obbligatorietà per le quali gli insegnanti sono tenuti a prestare attività funzionali. Fino ad oggi era fuori, quindi era un carico di lavoro aggiuntivo, oggi viene introdotta all'interno di quelli che sono gli impegni già sanciti. Tutto ciò che è extra può essere e deve essere riconosciuto dal fondo d'istituto. La CISL Scuola è soddisfatta? Abbiamo lavorato tanto per chiudere questo contratto, chiaramente le condizioni del personale della scuola devono essere rimesse al centro delle politiche governative. Abbiamo fatto il meglio possibile nel contesto dato. Barbacci, uno dei temi molto importanti e attesi riguarda i DSGA, in particolare le indennità da dare a questa particolare, questo profilo professionale. Sì, abbiamo ritenuto opportuno e necessario valorizzare questo personale perché ha una grande responsabilità, quindi è stata assegnata un aumento consistente dell'indennità di direzione pari a 60 euro, è l'indennità più alta di tutta la categoria. Però è stato molto importante aver sottoscritto questo contratto anche perché abbiamo risolto definitivamente la situazione degli assistenti amministrativi facenti funzione. Potranno con questo contratto entrare nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni e governare, dirigere dal punto di vista amministrativo le scuole a pieno titolo, cosa che doveva essere risolta assolutamente per dare dignità a questo personale, per dare stabilità alle scuole. Bene, grazie Ivana Barbacci. Grazie a voi. Siamo riusciti a portare a casa qualche risultato positivo perché la parte economica gran parte era già stato risolto prima. Abbiamo contrattato anche su quelle poche risorse che restavano e quindi saranno corrisposte anche queste in tempi rapidi. Abbiamo ottenuto qualche buon risultato. Innanzitutto noi siamo riusciti a non far passare la parte sulle sanzioni disciplinari che secondo noi non andava bene soprattutto per i docenti e l'abbiamo rinviata a sequenza contrattuale. In secondo luogo, un piccolo risultato siamo riusciti a ottenere per i precari, finalmente potranno avere 3 giorni di permesso retribuito come i colleghi di ruolo. Non è che ci sia tutto qui, ma intanto è un passo avanti nell'equiparazione. Certo. Allora, siamo abbastanza soddisfatti di quello che siamo riusciti a ottenere, ovviamente i fondi non erano quelli che ci aspettavamo e dunque abbiamo fatto il possibile. Siamo sicuramente soddisfatti di aver ottenuto delle importanti novità per quanto riguarda il personale precario della scuola, 3 giorni di permesso retribuito e non 1 o 2 come si diceva all'inizio di questa contrattazione. Abbiamo ottenuto, e per noi veramente un vanto, un aumento da 90 a 120 giorni del congedo per le donne vittime di violenza, una richiesta che abbiamo promosso noi e per cui siamo soddisfatti veramente, e poi una serie di altre importanti questioni che siamo riusciti a risolvere al tavolo. Per i DSGA da 6 euro di aumento siamo riusciti ad ottenere 60 euro e per loro comunque l'accesso al fondo di valorizzazione del personale e in più insomma una serie di altre novità per cui il nostro sindacato si è battuto. Faccio un esempio solamente rispetto agli assistenti tecnici: nel primo ciclo è stata attribuita un'indennità di disagio il cui tetto massimo è stato aumentato per nostra richiesta. Finalmente è stato chiarito che le assemblee dall'RSU può essere indetta a maggioranza e non con l'unanimità. E altre importanti questioni per il personale ATA: la determinazione dei fondi per le progressioni economiche verticali, l'aumento del salario accessorio e delle quote orarie per tutto il personale che erano ferme dal 2007, per il personale docente dei chiarimenti importanti, il GLO finalmente che rientra nelle attività funzionali ed è stato chiarito, e insomma ci riteniamo abbastanza soddisfatti di tutto. E per i precari, l'ANIEF si batte dalla sua nascita per il personale precario, vi sono delle novità?
Sì, le novità, appunto lo abbiamo detto, sono questi 3 giorni di permesso finalmente retribuito. All'inizio della contrattazione si parlava che non ci fossero i fondi per coprire tutti e 3 i giorni, il nostro sindacato ha detto un secco no, già il personale precario è talmente svantaggiato ancora, rimane ancora svantaggiato nel mondo della scuola, quindi per noi era un punto d'onore riconoscere a loro lo stesso numero di permessi personali retribuiti finalmente dal prossimo anno. Bene, e a questo punto la prospettiva è quella del contratto 2022-24. Vogliamo fare una proiezione? Il sindacato vuole per questa nuova tornata ottenere cosa? Sicuramente un aumento per tutto il personale rispetto a quelli che sono i parametri europei e il tasso di inflazione che non siamo riusciti a ottenere perché i fondi erano insufficienti in questo contratto, e sicuramente ritornare a parlare della dignità dei lavoratori precari, per cui appunto continueremo a batterci perché non ci sia più nessuna discriminazione né contrattuale né economica. È il primo contratto che firma l'ANIEF, se non sbaglio? È il nostro primo contratto, devo dire, siamo abbastanza soddisfatti proprio perché è la prima volta che ci sediamo al tavolo e la nostra presenza, sono contenta che abbia comunque fatto la differenza. Bene, ringraziamo Chiara Cozzetto. Grazie a voi. Abbiamo lavorato fino all'ultimo momento in tutti i modi per introdurre modifiche positive nelle parti che secondo noi ledono i diritti al personale. Tra i punti controversi, il lodo politico sulla mobilità, la mancata valorizzazione del personale ATA, la precarizzazione del lavoro delle segreterie con i DSGA, gli ex facenti funzione, l'assenza di riferimento alle scuole italiane all'estero e la parte dedicata alle relazioni sindacali che non ci convince assolutamente. I contratti nazionali si sottoscrivono quando sono migliorativi rispetto al precedente, secondo il nostro punto di vista non è questo il caso. È stata una decisione difficile che comunque abbiamo preso con la nostra confederazione, con i nostri quadri sindacali e con tutti coloro i quali fanno funzionare le scuole tutti i giorni e che abbiamo ascoltato nelle settimane antecedente alla giornata odierna. Nell'impianto normativo del contratto ci sono tante questioni aperte, appunto resta il nodo politico della mobilità, che è evidente che un contratto, se la sottopone a vincolo di legge, perde la sua natura pattizia. La precarizzazione delle segreterie e quindi delle figure del DSGA, degli assistenti amministrativi facenti funzione, con l'istituzione di una nuova figura di elevata qualificazione, quando il Ministero dell'Economia e Finanze contestualmente ha autorizzato un concorso ordinario per le stesse figure. Il tutto in cambio di cosa? Il tutto in cambio di una valorizzazione economica irrisoria che assolutamente non trova riscontri con i carichi di responsabilità e di lavoro di questo personale già falcidiato negli anni passati da tagli lineari e non razionali. Ancora tra le questioni aperte non trovano risposta l'insegnamento, la questione annosa dei docenti italiani nelle scuole italiane all'estero, e ancora la parte dedicata alle relazioni sindacali che non ci convince. Tutti i soldi che vanno a carico del MOF, nel corso degli anni snaturato dalla sua concezione originaria e ulteriormente sempre reso più esiguo. Diciamo che quando si fanno delle scelte, sono delle scelte che secondo il nostro punto di vista devono servire a migliorare le condizioni lavorative del personale interessato. Secondo noi questo è il caso, era venuto il momento di modificare la parte normativa ferma da un ventennio, evidentemente non abbiamo saputo approfittare. Appunto, fare sindacato significa fare delle scelte, noi questa scelta l'abbiamo fatta con coerenza, con responsabilità e siamo partiti proprio dal contratto, che è un punto di riferimento certo per influire sulle decisioni a tutela di tutta la comunità educante. La coerenza e la determinazione saranno la base della nostra azione sindacale futura.